Buongiorno agli ascoltatori di Casale Monferrato e di Fraser TV, consueto appuntamento flash del fine settimana, iniziamo con la cronaca. Una gru in mezzo a via Roma infuoca gli animi dei commercianti di Casale Monferrato. L'ingombrante mezzo, lamentano i negozianti, ha preso posto nella centralissima via della città monferrina, arrivando con poco preavviso e mettendo in ombra molte delle vetrine. Il problema non sarebbe solo la gru, sarebbe infatti in arrivo un vero e proprio cantiere per dei lavori in una abitazione dall'altra parte della via stessa. I commercianti si dicono indispettiti anche dalla mancanza di risposte certe da parte degli uffici comunali sui tempi di permanenza dei mezzi di cantiere. Protestano i residenti di via Candiani a Casale per lo stato di abbandono dei luoghi, la sporcizia e la scarsa sicurezza, soprattutto nel parcheggio che sarebbe diventato luogo di spaccio. Per l'ennesima volta è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. La possibilità di spacciare droga nel piazzale sarebbe possibile a causa della presenza di angoli scarsamente illuminati e mancanza di telecamere nel parcheggio, che più e più volte i residenti avrebbero richiesto al sindaco senza ottenere nulla dalla stessa amministrazione comunale. Doppio intervento dei vigili del fuoco per domare due incendi di sterpaglie divampati a distanza di poche ore uno dall'altro. La prima uscita quando i pompieri sono accorsi nella zona della Nuova Casale, dove un rogo di erba secca e rovi ha interessato una trentina di metri quadrati di superficie. In seguito gli uomini del distaccamento di Viale San Martino sono accorsi in argine Malpensata per un altro incendio di sterpaglie. Profondo cordoglio a Casale per la notizia della scomparsa di Angelo Mello, 57 anni, molto noto per il suo lavoro nella Polizia di Stato. Era uno degli agenti più noti e apprezzati, non solo per le enormi capacità professionali, ma anche per le profonde doti umane. Del commissariato di Casale Monferrato, originario di Sassari, Mello è arrivato in città nel 1980, facendosi subito apprezzare fino a diventare un punto di riferimento per la comunità casalese, a cui era legatissimo. Il rosario sarà recitato venerdì 14 alle 19:30 in Duomo, dove sabato mattina alle 10 saranno celebrati i funerali. Banca del cuore a Casale Monferrato e stati generali di cardiologia. Il 18, 19 e 20 settembre Casale ospiterà il Track Tour, la cosiddetta Banca del Cuore, un pullman con cardiologi e infermiere su cui potranno salire i residenti, stazionerà in piazza Mazzini e a tutti i partecipanti verrà rilasciato un cartellino su cui saranno appuntati i dati del prelievo capillare di glicemia, la glicata e la pressione sanguigna. Il progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare Banca del Cuore è unico al mondo ed è di fatto il primo grande registro permanente di elettrocardiogrammi e dati sanitari di area cardiovascolare, che nel rispetto della tutela della privacy ne prevede la custodia gratuita prontamente disponibile. I cittadini che aderiscono ricevono infatti gratuitamente la Bancomert, una specie di card che consente tramite internet la connessione ai propri dati sanitari cardiovascolari rilevanti, in modo semplice, 24 ore su 24, da qualunque parte del mondo. Il secondo evento di cardiologia in programma Casale sarà quello del 12 di ottobre, un congresso dal titolo Scompenso cardiaco 4.0, in programma l'Accademia Filarmonica, a cui interverranno i primari di Piemonte e Valle d'Aosta. Il 13 ottobre, sempre in città, sono poi convocati gli stati generali di Piemonte e Valle d'Aosta dell'ANTO, un forum plenario sempre ospitato in Filarmonica per riflettere e discutere sulle problematiche riguardanti le cardiologie. Si raccoglieranno anche a Casale, a partire da venerdì 14 settembre, le firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per l'introduzione di un'ora di educazione civica come materia curricolare nelle scuole di ogni ordine e grado. Chi fosse interessato potrà firmare all'URP di via Mameli, di fronte a Palazzo Comunale in via Mameli al 21, e all'ufficio elettorale, sempre in via Mameli, ma al 10. Aperto anche il sabato mattina dalle 9:15 alle 11:45. Potranno firmare cittadini e residenti in città che si presenteranno a farlo con un documento di identità in corso di validità. Inaugurata la nuova Trevigia a Palazzo Cova Adaglio, completamente ristrutturato e che torna ad ospitare la sede di una scuola in piazza San Francesco a Casale. Gli allievi si sono esibiti in un breve concerto su brani di Vivaldi, rondò veneziano e un medley di musica anni 60 e 70. Standing ovation e applausi per il concerto e la Lectio Magistralis del grande violinista Uto Ughi al Teatro Municipale.
Prontamente però è arrivata l'opposizione di centrodestra che attacca l'operazione, bollando la Trevigi come scuola nata già sottodimensionata e insufficiente a rispondere alle reali esigenze di spazi nonostante l'esoso investimento. Natalino Balasso, Massimo D'Apporto, Lino Guanciale, Alessandro Haber, Stefano Accorsi, Marina Massironi, Francesco Mandelli, Giacomo Poretti, senza Aldo e Giovanni, l'ex Iena Marco Berri, sono solo alcuni dei protagonisti della nuova stagione del Teatro Municipale di Casale Monferrato. Il primo spettacolo sarà sabato 6 ottobre con il concerto del grande pianista Ivo Pogorelic nell'ambito di Piano Ecos, spettacolo inaugurale già annunciato il Circo Contemporaneo di L'Avril Duchat, in cartellone venerdì 12 ottobre. Un po' a sorpresa manca un'operetta, non c'è infatti il tradizionale appuntamento dell'Epifania e la grande opera. Le Tre Rose Rugby, la squadra multietnica di Casale Monferrato, è stata ricevuta da Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro nel corso dell'udienza generale di mercoledì scorso. La delegazione delle Tre Rose era composta, oltre che dal presidente Paolo Pensa, anche da 21 giocatori con l'allenatore Luca Patrucco, Mirella Ruo della cooperativa Semi di Senape, che assiste diversi ragazzi inseriti nella squadra, e Carla Gagliardini del direttivo delle Tre Rose Rugby, più il giocatore italo-argentino Enzo Montenegro. Record di partecipazione per la festa del vino e del Monferrato targata 2018. Saranno ben 29 gli stand enogastronomici delle Proloco aderenti. L'inaugurazione venerdì 14 settembre alle 18 con ingresso ovviamente gratuito presso la Palazzina Liberty del Mercato Pavia in via 20 settembre. Mostre d'arte, concerti, mercatini, raduni, i tanto attesi fuochi artificiali, ma soprattutto la buona tavola attendono i partecipanti. Torna anche nel fine settimana la seconda edizione di Casale Città Aperta. Sabato 15 e domenica 16 settembre i monumenti visitabili saranno la Cattedrale di Sant'Evasio, la Chiesa di San Domenico, la Chiesa di Santa Caterina, il Teatro Municipale, la Torre Civica e la Chiesa di San Michele. Il Castello del Monferrato sarà aperto con le mostre di arte contemporanea ad ingresso libero. Domenica alle 15.30, con partenza dal chiosco Informazioni Turistiche in Piazza Castello, i volontari dell'Associazione Orizzonte Casale proporranno una passeggiata cittadina gratuita alla scoperta dei principali monumenti. Saranno aperti e visitabili con tessera unica, Momo Monferrato Musei e anche il Museo Civico nell'ex convento di Santa Croce, che include la Pinacoteca e la Gipsoteca Bistolfi. Sinagoga e musei ebraici saranno aperti solo domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Tornano le iniziative a partecipazione gratuita nel mese di settembre a cura della Biblioteca dei Ragazzi e delle Ragazze Luzzati, situata all'interno del Castello di Casale Monferrato. Per Storie in Riva al Fiume, sabato 15 alle 10.30 si terrà all'Imbarcadero un nuovo appuntamento con letture a tema fluviale. Per l'occasione i bambini che lo vorranno potranno, accompagnati da un adulto, partecipare ad una breve gita in Barcè con gli amici del Po di Casale. In caso di maltempo l'appuntamento si terrà in biblioteca. Come si degusta la grappa? Le modalità corrette di assaggio saranno al centro del corso intensivo di primo livello organizzato dalla sezione di Alessandria dell'ANAG Piemonte in collaborazione con la grapperia Mazzetti d'Altavilla, che ospiterà il ciclo formativo. Il corso, che si terrà se si raggiungerà almeno un minimo di 20 iscritti, avrà luogo nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 settembre, con parti teoriche e di assaggio guidato pratico. Per informazioni ed iscrizioni, entro il 17 settembre, gli aspiranti assaggiatori di grappa ed acquavite potranno rivolgersi a Gianfranco Cagnina, delegato ANAG di Alessandria. Vi ricordiamo i numeri di telefono, che sono 348-373-4200 oppure 340-831-1294. La mail cagnina.gianfranco@libero.it oppure cagnina.gianfranco@gmail.com. Per chiudere, come di consueto, parliamo di sport. Per il Casale Football Club, inizio del campionato di Serie D domenica prossima al 16 al Natalpalli. Alle ore 15 di scena il Sestri Levante, vi ricordo che saranno presenti le telecamere di Fraser TV. Per
quanto concerne il basket, ok il test della 9+ con il Lugano Tigers, formazione elvetica. A Saronno, con il punteggio azzerato ad ogni quarto, i rossoblù se ne aggiudicano 3 su 4, mettendo in campo una buona pallacanestro e terminando con il punteggio totale di 113-84.